Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è l'ex GFina Soleil Sorge avrebbe una sosia e le due sarebbero praticamente identiche. Incredibile a dirsi, ma a metterle vicino sembra così. Ok, difficile replicare l'unicità della bella influencer italo-americana. I tratti sono del tutto peculiari, con quello sguardo sempre un po' a metà tra il senso di sfida, l'ironia e la forza. Un personaggio che ha saputo farsi notare praticamente da subito. La sua presenza a Uomini e Donne, come ex corteggiatrice, ha spalancato le porte del suo successo. Impossibile non notarla e non parlare di lei. Anche al GF VIP è stata una protagonista, sempre in primo piano. E infatti dopo il reality sono arrivate altre esperienze professionali. E ora programma il suo futuro. Chissà quale potrebbe essere la reazione nel vedere la sosia. Che le assomiglia in maniera notevole. E le due si conoscono pure. Soleil Sorge ha una sosia, l'influencer italo-americana Soleil Sorge si è fatta conoscere come ex corteggiatrice nel dating show di Canale 5 ed è stata poi la scelta di Luca Onestini. Era il 2017 e sembravano rose e fiori tra loro due, ma la loro storia non è durata. Cose che accadono, comunque il gossip ci andò a nozze. E da allora la bella influencer si è sempre ritagliata un ruolo di primo piano, anche per via del suo carattere determinato, forte. Ora però è notizia di queste ore che Soleil Sorge, dopo una primavera da protagonista, prima come concorrente nel GF VIP, poi come opinionista nella Pupa e il Secchione, poi come ospite speciale per l'Isola dei Famosi, tornerà in TV. Pare che sarà, infatti, nel cast di Back to School condotto da Federica Panicucci e, secondo le anticipazioni di The People TV, incontrerà proprio l'ex Luca Onestini. Intanto, però, spunta pure la sua sosia, un periodo denso di eventi, per lei. Praticamente identiche, ma forse non è come sembra, eccola Sophie Codegoni, proprio lei, coinquilina della casa del GF VIP insieme a Soleil Sorge. Anzi, se in un primo momento il rapporto tra loro non poteva certo ritenersi idilliaco, poi in un secondo momento le cose tra di loro sono molto migliorate, sembra che le due ragazze si siano avvicinate molto. E ora, in realtà tutto nasce da uno scherzo. Sophie, infatti, si è scattata un selfie con un suo presunto cambio look con tanto di frangetta. Quindi ha mandato le foto al fidanzato Alessandro Vasciano, più lui conosciuto nella casa, e ha aperto un sondaggio con i suoi fan. Una immagine in cui l'ex tronista sembra molto simile proprio a Soleil. Ma il presunto nuovo taglio, in realtà, è stato solo uno scherzo al suo compagno, come riportato da 361 Magazine. Com, il fidanzato, infatti, non sembrava molto contento di quella frangetta. E lei si è divertita un po' a giocare con lui, pubblicando pure la divertente chat. I due amano scherzare e prendersi in giro. E Soleil Sorge, può stare tranquilla, la sua unicità è garantita. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.